Si chiude l'edizione 2015 di Gold Italy con un incremento delle presenze dal punto di vista ovviamente dei buyers. Ci sono stati buyer anche da paesi emergenti, e allora andiamo a sentire il bilancio che traccia innanzitutto il presidente di Arezzo Fiere e Congressi e il presidente della Camera di Commercio di Arezzo. Tanti buyer non erano mai venuti, quindi dell'apertura di nuovi mercati, penso alla Malesia, penso al Tagikistan, penso all'Armenia, che si erano già affacciati e sono tornati, quindi vuol dire che il prodotto italiano ancora attrae. Rimane ancora un po' latitante, soprattutto sui quantitativi, il mercato arabo, però siamo molto soddisfatti. La fiera non può da sola far ripartire un mercato se il mercato stenta, deve solo creare opportunità di business, e in questo è riuscita benissimo. Questa fiera sicuramente cresce, perché crescere quando c'è crisi significa che le cose le stiamo facendo bene, grazie anche all'apporto dei soci che ci stanno vicini. Quindi io credo che questa comincerà a diventare un punto ineluttabile nel calendario degli operatori. Il manifatturiero non soltanto tiene, ma addirittura sta crescendo. Sul giugno 2015 rispetto al giugno 2014 c'è un 3,3% sul manifatturiero, dato importantissimo, perché, come diciamo sempre, non può ripartire l'economia della nostra provincia in maniera particolare se non riparte il manifatturiero. L'export immagino che rimanga il punto forte, insomma, di questo settore, perché dicono l'Europa è ferma, è comunque ancora ferma. Non soltanto di questo settore, ma direi di tutti i comparti che contraddistinguono la nostra provincia. E non è un caso se una delle politiche fondamentali della Camera di Commercio di Arezzo è quella dell'aiuto e del sostegno all'internazionalizzazione, cioè l'aiutare le piccole e medie imprese ad affacciarsi per la prima volta nei mercati internazionali. Un bilancio a luci ed ombre, quello che invece tracciano gli espositori, non dal punto di vista delle presenze ma dal punto di vista invece degli affari. Tutto dipende, dicono, dal prodotto che si propone e dal paese di riferimento. Buyer sono sempre i soliti, girano. Poi questa fiera qui, che ci hanno l'invito, vengono anche volentieri, molto volentieri a questa fiera. Buyer sono venuti più per comprare o per guardare? No, per comprare. Quelli... perlomeno quelli che sono venuti da me sono venuti proprio per comprare. Siamo soddisfatti di come l'evento è organizzato, siamo soddisfatti della qualità dei buyer. Sicuramente avremo bisogno di un mercato in ripresa, cosa che in generale sta avvenendo, ma per motivi politici in Medio Oriente, vista la situazione, è tutto abbastanza... In una situazione di poco equilibrio, diciamo, che è quello che in questo momento ci sta mancando. Il movimento c'è stato, chiaramente poi il successo o l'insuccesso dell'evento è legato anche a quello che è l'attività, il prodotto di ciascuna singola azienda. Per quanto riguarda noi siamo soddisfatti, stiamo investendo, andiamo avanti, i nostri clienti sono contenti. All'evento hanno partecipato anche gruppi di buyer importanti, è quello di cui abbiamo bisogno, diciamo.